chi ha avuto la possibilità di seguire le ultime pubblicazioni dei quaderni teologici del seminario di Brescia si sarà accorto che negli ultimi anni i temi affrontati sono tutti di carattere antropologico. Ricordo gli ultimi volumi apparsi: il potere, la fedeltà, la giustizia e quest'anno la responsabilità. Dovremmo domandarci, ma perché l'attenzione ai temi antropologici? La prima risposta potrebbe essere perché in questo modo vengono coinvolti, almeno intenzionalmente, tutti i docenti dello studio teologico del seminario di Brescia, perché non si tratta soltanto di insegnamenti direttamente teologici, quelli che sono proposti agli studenti che diventeranno presbiteri. I filosofi normalmente dicono che si fermano sulla soglia della teologia, ma anch'essi sono docenti dello studio teologico, quindi anch'essi possono contribuire alla riflessione su dei temi. Ma la ragione più profonda è di altro genere. Il contesto culturale nel quale ci muoviamo è notevolmente sfidante relativamente al tema antropologico. In questo modo, un gruppo abbastanza nutrito di docenti dello studio teologico Paolo VI del seminario intende svolgere un servizio critico alla riflessione e quindi alla missione della Chiesa. Non possiamo dimenticare che si tratta di quaderni teologici e la teologia ha a che fare con l'esistenza delle persone umane e quindi legge criticamente la cultura nella quale il Vangelo può essere annunciato. Il volume che viene presentato questa sera e sarà presentato dal professor Simeone, che ringrazio di cuore per aver accettato, tra l'altro anche lui è un docente dello studio teologico del seminario di Brescia. Il volume che presentiamo ha come ultimo contributo un saggio che potrebbe apparire un po' strano, stante il tema la responsabilità. È un invito all'ascolto della nona sinfonia di Beethoven, che, come tutti sanno, alla fine unisce stranamente l'orchestra al coro, perché introduce la lode alla gioia di Schiller. E perché Beethoven rompe gli schemi abituali della sinfonia del suo tempo? Perché vuole fare proprio, almeno in parte, il sogno di una umanità fraterna che è presente nell'ode di Schiller. In una umanità fraterna ciascuno si sente responsabile del tutto. Chi ha in mente la nona sinfonia ricorderà che l'orchestra accompagna a un certo punto il coro, e sia nell'orchestra sia nel coro nessuno procede da solo, si procede appunto sinfonicamente e in coro, termine che vuole indicare un movimento comune mentre si propone agli ascoltatori una musica o un testo. L'articolazione dei saggi prende avvio da una riflessione di carattere antropologico che porta come titolo Tocca a me. Quel tocca a me vuole indicare una consapevolezza di essere inseriti
in un tutto, ma in forma attiva, perché se tocca a me, io non posso aspettarmi semplicemente che gli altri mi creino quella umanità fraterna alla quale rimanda la sinfonia con la Ode di Schiller. Tocca a me è presa di coscienza di una identità che nasce da relazioni, e nella relazione si è provocati a rispondere. Dentro il termine responsabilità è presente la parola rispondere, e si risponde a delle sollecitazioni, a delle persone, si risponde a coloro che ci hanno tramandato un'eredità da conservare e a nostra volta da tramandare. La risposta quindi è rivolta verso chi ci ha preceduto, che ha reso possibile il nostro essere nel mondo, ma la risposta è rivolta anche verso il futuro. Siamo responsabili dell'eredità ricevuta che dobbiamo lasciare a coloro che vengono dopo di noi. Si tratta di passare non semplicemente il testimone, bensì un mondo, quel mondo che tutti vorrebbero incontrare, che è il mondo fraterno. Ma per arrivare a questo occorre consapevolezza di condivisione. Nessuno può pretendere di costruire il mondo fraterno da solo. Lo si può costruire soltanto condividendo e quindi assumendosi compiti comuni. Non a caso si parla di corresponsabilità. È una responsabilità condivisa. E ciò sta a dire che il mondo fraterno cantato nella nona sinfonia di Beethoven si costruisce in una sinfonia che si accompagna al coro. Questo è il disegno del volume che questa sera il professor Simeone ci presenta. Intanto ringrazio il Vescovo per questa sua presenza, ringrazio Don Giacomo per questa introduzione e anche per questo invito, che è stata per me anche l'occasione per leggere con più profondità questo volume molto, molto ricco, molto interessante, stimolante, per la valenza che ha anche dal punto di vista pedagogico, che è poi l'ambito di cui io mi occupo. E come già ricordava Don Giacomo, questa è l'ultima perla di una collana che ha proposto temi di grande rilevanza e soprattutto negli ultimi anni ha messo l'accento su questioni antropologiche molto rilevanti. Sono approfondimenti tematici che fanno il punto su aspetti che vanno ben al di là dell'ambito teologico, biblico e pastorale. Mi piace sottolineare che è il lavoro di una comunità di studio interdisciplinare, è frutto di un pensiero condiviso che mostra le molte facce di una realtà articolata e complessa. Ecco, il tema di quest'anno ha una grande rilevanza anche dal punto di vista pedagogico, dicevo. Il tema della responsabilità, che è una dimensione fondamentale di ogni relazione educativa, anzi potremmo dire che è all'origine di ogni intervento
educativo, ma al tempo stesso designa anche la meta di ogni attività educativa. Ma prima ancora di entrare nel merito dei contenuti di questo volume, vorrei sottolineare alcuni aspetti che possiamo già osservare dall'esterno. Io devo dire che ho un rapporto anche fisico con i libri, faccio un po' fatica ad abituarmi all'era digitale e alla immaterialità della narrazione. Credo che anche l'oggetto abbia una sua rilevanza. E in questo caso mi piace sottolineare alcuni elementi non verbali della comunicazione di questa pubblicazione, perché mi ha molto colpito. Voi conoscete questa collana, ha così un aspetto piuttosto austero, ma in questa cornice austera si apre una finestra sul mondo che è sempre rappresentata da un'opera d'arte, e in questo caso l'opera d'arte che è stata scelta è la danza di Matisse. Mi sono chiesto, quando ho visto questo libro, quale fosse il collegamento tra questa immagine e il contenuto del libro. Non so se l'immagine è stata scelta dalla casa editrice o dagli autori, non lo so, però ho trovato particolarmente interessante questo accostamento, perché il quadro di Matisse, questi uomini e queste donne che danzano in questo cerchio, ci dice di alcuni aspetti specifici della responsabilità. Innanzitutto il suo aspetto relazionale. Nasce da una relazione, da un rapporto, da un incontro, da una risposta, appunto, ma una risposta ad una domanda, come vedremo anche tra poco. E qui c'è una danza, e come in una danza, nel caso della responsabilità, va costruita un equilibrio, a volte precario, tra i soggetti che entrano in relazione. Vi è una domanda, un interpello che attende una risposta. È una realtà che, come già ricordava Don Giacomo, a partire dal titolo del primo contributo di Mario Zani, è una realtà che tocca a me, lui ha detto, ma nel titolo la è messa tra parentesi, perché permette una doppia lettura. Tocca a me, sono chiamato in causa in prima persona, ma anche tocca a me, mi tocca, mi riguarda, è qualcosa che, e nel caso del quadro, mi tocca anche fisicamente, è qualcosa che ha a che fare direttamente con me. E la nudità dei danzatori ci dice anche di una relazione autentica, senza maschere, senza veli, dove siamo costretti a metterci a nudo di fronte all'altro. E questa danza avviene in un contesto che è il mondo. Il verde e l'azzurro ci dicono che questi danzatori abitano con rispetto e leggerezza questo mondo. Ci sono quindi già nella copertina molti contenuti che ci introducono alla lettura. Forse Don Giacomo sarà un po' deluso che io mi sia fermato alla copertina del libro, trascurando il contenuto, ma adesso arriviamo anche il contenuto. Allora entriamo nel merito di ciò che il volume ci presenta. È un volume denso di significati, possiamo dire anche un volume impegnativo, che chiede al lettore di assumere chiavi di lettura di volta in volta diverse, di adottare categorie ermeneutiche ed epistemologiche differenti. Un impegno, forse potremmo dire una responsabilità, che ripaga il lettore con la possibilità di scoprire scenari inaspettati, di guadagnare nuove interpretazioni che dicono della complessità del tema, ma anche della sua pregnanza nel contesto socioculturale in cui viviamo per la vita di ciascuno di noi. E ancora, per rimanere all'esterno del volume, per indugiare ancora un po' sull'oggetto, nella quarta di copertina leggiamo: responsabilità indica l'atteggiamento di persone o gruppi sociali nei confronti delle conseguenze delle proprie scelte, e si declina nei modi della relazione,
dell'obbedienza, della consapevolezza nei confronti degli altri e dell'ambiente. Ecco, a questo punto, per comprendere meglio il contenuto del volume, credo possa essere utile recuperare il significato etimologico del termine responsabilità, così come fanno i primi autori nel volume. Già Don Giacomo ha parlato di questo collegamento con il verbo latino rispondere, che è la capacità di rispondere a qualcuno di qualcosa, ma rispondere a sua volta viene da spondeo, che significa promettere, garantire, dare la propria cauzione personale per qualcuno, e ha a che fare con l'istituto dello sponsio, cioè la stipulazione di un patto, in particolare nel caso del matrimonio. E allora mi sono ricordato di una cosa che ho letto in un volume molto interessante intitolato L'arte di educare alla vita, in cui questo professore scrive a un allievo diventato nel frattempo educatore, scrive delle lettere in cui affronta il tema dell'educare, la responsabilità appunto di educare, ma anche la bellezza, la gioia di educare, di un'educazione che parla alla vita. E in questo testo una delle ultime lettere approfondisce proprio il tema della responsabilità e della sua radice etimologica. Mi permetto di leggervi qualche passaggio che a mio avviso ci aiutano a comprendere meglio anche il contenuto del volume che stiamo presentando. L'autore, scrivendo all'allievo, dice: viviamo per rispondere a una domanda che ci è stata fatta. È quanto ho cercato di trasmetterti in queste lettere. Un'analisi più precisa del termine responsabilità dovrebbe farci avanzare su questa pista. Risposta e responsabile vengono da una parola latina, responsa. La sponsa era una giovane promessa in sposa dal padre. La parola risposta, dal verbo spondere, che significa promettere, garantire, sposare, appunto, con il suo prefisso ri, designa l'impegno offerto in cambio della promessa del dono della sponsa. E poi ancora, continua la lettera, chiedersi che cosa e di che cosa siamo responsabili equivale a porsi la domanda: quale promessa ci è stata fatta alla quale dobbiamo dare risposta? Come identificare la sponsa che ci è stata affidata, ciò che solo può rivelarci la nostra vera identità? L'immagine della sponsa è un'immagine dell'amore, il dono più profondo, perché il più essenziale alla nostra umanità. L'amore è a tal punto rivelazione e radice primordiale che tutta la nostra attività fisica, psichica, intellettuale e spirituale è ordinata alla fecondità. Ecco, vi chiedo scusa per questa citazione, forse un po' lunga, ma mi sembrava interessante perché ci dice del legame tra la responsabilità e la promessa, tra la responsabilità e l'amore, tra la responsabilità e la fecondità. E mi sembra questa una dimensione molto interessante. Vorrei con voi entrare nel merito adesso del contenuto, sottolineando soltanto in una sorta di itinerario ideale i temi che vengono toccati dai vari contributi, che sono molto interessanti, molto ricchi, molto articolati. I primi di carattere filosofico, appunto, che entrano in dialogo con alcuni filosofi contemporanei e ci aiutano a leggere la responsabilità legata, ad esempio, al tema della libertà. Il primo contributo di Mario Zani, Tocca a me, appunto, ci accompagna in una relazione dialettica con la filosofia dell'azione bloderiana sul tema della responsabilità, una responsabilità dove il rapporto tra la persona libera e le condizioni del suo essere, del suo operare, aprono a un'alterità orizzontale che ha un ruolo fondamentale, ma l'autore si chiede se oggi ci sia
spazio ancora per una alterità anche verticale, per un rapporto che apre alla relazione con Dio, e se in qualche modo la responsabilità sia anche una responsabilità verso l'alto. Il contributo di Mauro Cinquetti, la responsabilità, processo o principio, pone questi due poli dialettici del modo di intendere la responsabilità in dialogo con due grandi filosofi contemporanei. Da una parte Paul Ricoeur, che presenta la responsabilità come processo storico esistenziale di riappropriazione di sé, e quindi vede la responsabilità come un processo, come un itinerario, e dall'altra il pensiero di Emmanuel Levinas, che presenta la responsabilità invece come un principio metastorico e metafisico, e quindi come qualcosa che viene ancora prima del processo. E l'autore prova a mettere in dialogo queste diverse prospettive, anziché vederle come coppia di poli antinomici, prova a stabilire un dialogo, una connessione tra queste diverse prospettive. E ancora, l'ultimo contributo che chiude un po' questa triade di carattere più di stampo filosofico, il contributo di Sergio Passeri, ci presenta il dialogo con il contributo di Hans Jonas, che conosciamo per il suo famoso volume L'etica della responsabilità. E questo contributo ci chiede se la paura può renderci responsabili, o forse meglio ancora, come giustamente l'autore sottolinea nel volume, il timore, forse meglio che la paura, può generare in noi un senso di responsabilità. Noi viviamo oggi in un'epoca in cui per la prima volta l'uomo ha la possibilità di distruggere l'umanità, di distruggere il pianeta su cui siamo ospitati, e questo ci chiede una nuova etica della responsabilità. Non so se il timore per le conseguenze dell'azione dell'umanità è sufficiente per impostare una nuova etica, una nuova saggezza che sappia orientare le scelte che la tecnica ci mette a disposizione. C'è una sorta di dislivello, di asincronia tra lo sviluppo tecnico che ci ha aperto possibilità insperate e inaspettate e lo sviluppo etico che ancora non sa dare delle risposte condivise rispetto alla responsabilità che questo porta con sé. Ancora proseguendo in questo ideale percorso, viaggio all'interno del volume, incontriamo il contributo di Raffaele Maiolini sul rapporto tra fede e responsabilità. Cosa significa oggi essere responsabilmente credenti in questo mondo? Cosa significa assumere la responsabilità nei confronti dell'esistenza dell'uomo moderno? E come possiamo definire una fede responsabile, cioè all'altezza del compito cristologico che assumiamo di fronte all'esistenza dell'uomo moderno? Ecco, questi sono interrogativi che Don Raffaele ci presenta di fronte alla proposta teologica di Bultmann, e che aprono interrogativi secondo me molto interessanti, gettano una nuova luce anche su una teologia della fede contestualizzata nel mondo in cui viviamo. E poi, ancora continuando, c'è il contributo di Flavio Dalla Vecchia, che rilegge un episodio narrato nel secondo libro dei Maccabei, molto interessante, che è il martirio di Eleazzaro. Eleazzaro è un anziano scriba che ha vissuto la sua vita con molto
onore, e a un certo punto viene costretto a mangiare delle carni impure e si rifiuta. Il rifiuto di questo gesto gli costerà la vita. Ma la cosa interessante che viene messa in luce dal contributo di Don Flavio è la motivazione per cui questo anziano scriba decide di donare la propria vita, di testimoniare con la vita la sua fede. E la motivazione è per lasciare ai giovani un nobile esempio, così si dice nel libro dei Maccabei. Ecco, allora la responsabilità di dare un esempio di fedeltà e coerenza motiva la scelta e rende allora questo anziano scriba un modello per i giovani che stanno crescendo. Mi ha molto colpito questo breve racconto, ma è interessante qui il tema della testimonianza e come la testimonianza diventi anche una responsabilità nei confronti di chi sta crescendo, come le scelte della vita debbano anche rispondere allo sguardo di chi ci osserva e in funzione di questa testimonianza può anche compiere delle scelte per la propria vita. E poi ancora la rilettura della parabola delle mine raccontata nel Vangelo di Luca, la parabola in cui questo padrone che deve andare per essere investito, diventare re, investito da questa regalità, lascia ai suoi servi dei denari e chiede che li facciano fruttificare. Non mi addentro qui in una esegesi del testo, non lo saprei fare, non ho le competenze per farlo, a maggior ragione non lo farei su un testo di Luca alla presenza del nostro vescovo, quindi voglio solo sottolineare un aspetto che mi sembra importante, perché qui Alessandro Gennari ci aiuta a leggere questa parabola alla luce di un compito che viene affidato ai discepoli nel tempo compreso tra l'ascensione e la parusia, la nuova venuta di Gesù alla fine dei tempi. E questa parola, forse in maniera diversa da quanto si dice nel racconto invece di Matteo della parabola dei talenti, ci dice come questa fedeltà all'impegno che, a cui siamo chiamati diventa fondamentale. Ai discepoli viene chiesto di investire, di far fruttificare questo denaro. E qui vediamo come questo tempo, che è il tempo che passa dall'ascensione al ritorno di Gesù, è un tempo di responsabilità per i discepoli, e a questo siamo chiamati. Ancora il contributo di Andrea Gazzoli ci propone una rilettura di un testo di Sant'Ambrogio. Si tratta della raccolta delle omelie pronunciate nella Settimana Santa del 387. Il testo si intitola Exameron. Ecco, in questo testo Sant'Ambrogio presenta il tema della responsabilità come risposta che Dio rivolge all'uomo, mostrandogli attraverso Cristo la sua dignità filiale. E in questo racconto si parla della responsabilità anche nei confronti della creazione, nei confronti del mondo. E la creazione si inserisce in questa dinamica relazionale come segno della provvidenza di Dio che chiama l'uomo alla vera conoscenza di sé e lo invita a rispondere alla sua altissima vocazione. Il testo poi continua con il contributo di Don Giacomo Canobbio, che affronta il tema della corresponsabilità. L'abbiamo già sentito citare anche nella sua introduzione. Don Giacomo parla della corresponsabilità tenendo
sullo sfondo i temi del Concilio, ma mettendo in risalto il discorso di Papa Francesco pronunciato il 17 ottobre del 2015 in occasione del 50° anniversario della istituzione del Sinodo dei Vescovi. E a partire da questa intuizione di Paolo VI e dall'esortazione apostolica Evangelii Gaudium, ci mostra come tutti i fedeli siano chiamati alla corresponsabilità nei processi decisionali della Chiesa. E qui richiama una frase del codice di Giustiniano che dice che quello che riguarda tutti deve essere approvato da tutti, no? Che è un principio interessante, ma che ci dice come siamo tutti coinvolti in questo processo. In realtà poi nel contributo si affronta anche il tema della rappresentanza e di come la rappresentanza possa in qualche modo dare concretezza a questa corresponsabilità nella vita della Chiesa. Ecco, in questa risposta a una chiamata, forse la chiamata è ancora un po' troppo flebile e la risposta anche ancora un po' troppo timida e incerta, mi viene da dire. Ancora siamo verso la fine, vi chiedo scusa, ma mi sembrava importante richiamare almeno per sommi capi i contributi presenti nel volume. Ecco, andando avanti, incontriamo il contributo di Ovidio Vezzoli, di Monsignor Ovidio, che ci presenta il tema della partecipazione attiva alla liturgia. E la sua riflessione richiama la nostra attenzione sulla necessità che l'azione liturgica, che viene espressa attraverso i riti, le preghiere, si realizzi nella vita dei credenti, rendendoli partecipi e rendendoli responsabili, appunto. Ancora, e siamo agli ultimi due contributi, che hanno invece una dimensione più estetica, per così dire, il contributo di Francesco Pedrazzi presenta il tema della bellezza che evangelizza. E qui ho sentito risuonare un po' le parole di Papa Francesco, che ci invita a non fare proselitismo, ma a vivere una fede che invece attragga per la sua bellezza, appunto, per la bellezza della vita che propone. E allora questa responsabilità missionaria non coincide tanto con una attività di proselitismo, quanto piuttosto con un rendere evidente la bellezza della vita cristiana. E la credibilità dell'annuncio non può prescindere quindi dalla testimonianza di questa vita bella. E allora qui non è tanto un dovere gravoso messo in atto per arginare la crisi della fede nella società post-cristiana, ma piuttosto di un'opportunità per rispondere all'esigenza profonda di comunicare agli altri la gioia che deriva dall'incontro con Cristo. Quindi un annuncio che passa attraverso la testimonianza della gioia, che agisce per attrazione, che non è seduzione. Non è attrarre a sé, ma è mostrare la bellezza di una vita piena. L'ultimo contributo è già presentato Don Giacomo, quindi qui sarò molto più rapido, è il contributo di Alberto Donini, che rilegge l'inno alla gioia e appunto questa parte della nona sinfonia di Beethoven e ci aiuta a cogliere come all'interno appunto di questa opera orchestrale l'introduzione del coro e anche l'introduzione del testo che viene cantato dal coro diventa una richiesta di messa in gioco personale, un atto appunto di responsabilità. Chiede di prendere posizione e chiede
di agire a favore della comunità umana. Allora, e vado verso la conclusione, la responsabilità per essere tale presuppone la libertà del soggetto, la sua capacità di agire, di scegliere liberamente. Allo stesso tempo la responsabilità implica anche un limite alla nostra libertà, presuppone la libertà ma in qualche modo anche la delimita. E per richiamare Levinas, di cui abbiamo già parlato prima, Levinas a questo riguardo è ancora più radicale, perché sostiene che è impossibile sottrarsi alla responsabilità, in quanto questa viene ancora prima della libertà del soggetto, perché il soggetto si costituisce a partire dalla relazione etica con l'altro. Allora mi viene da pensare che in questa società in cui l'individuo, per citare Heller, che viene citato da Mario Zani nel suo contributo, no, un individuo che sembra avvolto in una busta senza indirizzo. Mi è piaciuta molto questa immagine. È un individuo che vaga nel vuoto, è l'individuo stesso che deve scrivere l'indirizzo su questa busta, che lo può portare in qualche direzione. Ecco, allora in questo contesto sociale abbiamo bisogno di essere educati alla responsabilità, e la prima agenzia che può educare alla responsabilità è la famiglia. È nella famiglia che dovremmo imparare quella che è la precondizione dell'agire responsabile, la necessità di un limite. Poter confidare nella responsabilità degli altri è essenziale, e questo stabilisce un rapporto di fiducia. È un requisito indispensabile per la convivenza e la coesione sociale, è il fondamento di ogni comunità, a partire dalla famiglia. Dico a partire dalla famiglia perché è nella famiglia che avviene un atto di responsabilità profonda. Quando nasce un figlio, questo figlio non può sopravvivere, e in qualche modo c'è qui sì una chiamata, una vocazione. Questo figlio disarmato, questo figlio nudo, questo figlio che ha bisogno di essere accudito e nutrito, lancia un appello, e c'è bisogno che un genitore raccolga questo appello, risponda appunto a questa chiamata con responsabilità e con impegno. Uso il termine impegno sottolineando proprio il mettersi come pegno nella relazione con l'altro, e questa diventa una promessa che è anche un debito nei confronti di questa nuova vita che attende che qualcuno se ne faccia carico. Allora, responsabilità non vuol dire soltanto rispondere di qualcosa, ma anche rispondere a qualcuno. Vuol dire farsi carico delle conseguenze delle proprie azioni per gli altri. Allora, in questo caso, essere responsabile richiede risveglio di quella dimensione emotiva che è l'empatia, la capacità di cogliere il sentimento dell'altro, di mettersi nei panni dell'altro. Allora mi pare che in questa prospettiva la responsabilità diventi un concetto chiave anche per un'etica del futuro. Se la responsabilità è anche responsabilità per gli altri, include anche le generazioni future. Occorre allora recuperare il senso del limite e la consapevolezza della fragilità umana, di un'umanità vulnerabile, perché questo ci rende consapevoli di essere bisognosi anche della responsabilità degli altri. Non siamo solo noi a dover diventare responsabili degli altri, ma abbiamo bisogno di affidarci alla responsabilità degli altri. Allora, non è possibile delegare ad altri le sorti del mondo. Dobbiamo sentire l'urgenza della responsabilità, e questa responsabilità deve calarsi nel quotidiano, deve poter diventare cura, preoccupazione, sollecitudine per l'altro. Abbiamo allora bisogno di riscoprire questa attenzione per l'altro. L'attenzione è il contrario dell'incuria, dell'indifferenza. E ancora, per usare la metafora della vita familiare, questa attenzione la possiamo anche chiamare attesa dell'altro. Nel momento dell'attesa, nella vita di una famiglia,
si crea uno spazio fisico perché l'altro possa essere accolto, ma si crea anche uno spazio emotivo, anche uno spazio mentale che possa essere abitato dall'altro. Ma mi piace ricordare che nella nostra lingua il termine attendere indica non solo la capacità di attendere, di aspettare qualcuno che deve arrivare, ma indica anche la capacità di prendersi cura dell'altro. Attendere a qualcuno vuol dire anche farsi carico della sua situazione. Ecco, allora l'assunzione di questo impegno ci permette di coniugare la responsabilità di con la responsabilità per. Cambio. Visto che ci onori della tua presenza. Ma come viene qui? Loro non parlano, è solo una presentazione nostra. Sì, sì. Sì. Beh, buonasera a tutti. Vi dico perché sono venuto qui questa sera. Perché primo ho scoperto, non la conoscevo prima e chiedo venia, l'esistenza di questa collana, e quando ho saputo che esisteva ho detto al Don Andrea: fatemi avere tutti i volumi. Così al primo colpo non sono riuscito a portarmeli tutti, ecco. Ne mancavano due o tre, poi sono arrivati anche gli ultimi, adesso li ho. Non so se tu li hai intravisti in alto oggi quando ci siamo incontrati. Li ho lì nel mio studio. E quindi, anzitutto vorrei esprimere il mio apprezzamento per questa collana che esiste da tempo, dal 1991 vedo, e che è espressione dell'impegno di persone che studiano e insieme accompagnano nella forma dell'insegnamento i seminaristi, ma non solo. E credo sia molto, molto opportuno e per certi aspetti anche giusto che chi è chiamato a svolgere questo compito nella Chiesa, il compito di un pensare, direi critico, serio, scientifico se volete, metta poi a disposizione tutto questo per il bene della Chiesa stessa. Io ritengo molto importante il pensare. Ritengo che oggi abbiamo molto bisogno di persone che ci aiutano a pensare e che lo fanno in stretto e costante rapporto con la vita. Mi pare che ci giocheremo molto nei prossimi anni proprio a partire da questa capacità di coniugare il vissuto con il riflesso, no? Riflesso nel senso di ciò che è frutto di una riflessione seria, perché noi rischiamo sempre il dualismo, cioè da una parte la pratica, dall'altra parte la teoria, con i teorici che dicono ai pratici voi siete manovalanza e ai pratici che dicono ai teorici voi siete intellettuali che non hanno rapporto con la vita. Dobbiamo invece trovare quel pensiero che è capace di dialogare costantemente con l'azione poi pratica e quell'azione pratica che è costantemente illuminata dal pensiero. Per cui ogni sforzo che va in questa direzione io credo sia molto prezioso, e quindi mettere a disposizione riflessioni direi organiche, articolate su argomenti come questi, credo che sia direi molto prezioso. L'altra ragione per cui poi sono venuto è il tema, la responsabilità. Si diceva negli ultimi 4 anni il tema scelto è antropologico, il potere, la fedeltà, la giustizia e la responsabilità. Ma la responsabilità mi interessa molto personalmente. Vi dico anche perché.
Stavamo parlando anche in questi giorni, con ieri, no, sono tornato giusto ieri dalla 3 giorni con i vicari di zona delle nostre 32 zone. Abbiamo fatto un incontro, mi pare molto bello, ma un incontro da 2 giorni. Abbiamo parlato un po', loro mi hanno un po' introdotto, insomma, alla realtà complessiva della Chiesa di Brescia dal punto di vista dell'azione pastorale, e già con loro, ma poi anche con i nostri responsabili della pastorale giovanile, a loro io dicevo: a me pare che, guardando avanti, dovremo sempre più dare alla nostra azione pastorale un taglio vocazionale, intendendo però questo aggettivo in modo molto profondo, non troppo superficiale, no? Quando noi sentiamo la parola vocazione, subito pensiamo al prete e alla suora, per intenderci, ecco. Dunque, queste sono 2 figure nobilissime, assolutamente importanti per la vita della Chiesa, ma la vocazione è qualcosa che ha a che fare con la vita in quanto tale e successivamente con le forme specifiche di vita. Non solo, forse in una prospettiva teologica, la vocazione ha a che fare direttamente con la fede, con quella forma di vita che è la forma credente, e quindi fa riferimento al dono del battesimo, e solo successivamente alle modalità che specificano questa esistenza credente, che possono essere anche quelle della vocazione di particolare consacrazione nella forma del ministero apostolico, nella forma della vita religiosa, degli istituti secolari, eccetera. Ecco. Per cui la domanda che io sento forte è: che cos'è la vocazione? In che senso la nostra vita è chiamata? E mi sembrava che questo tema della responsabilità si intrecciasse molto, molto con quello della vocazione. E in effetti ho avuto conferma, scorrendo un po' il testo e poi anche dalla presentazione che è stata fatta. In effetti più volte si è parlato, anche nella presentazione, se avete notato, il termine responsabilità ha chiamato in causa più volte il termine chiamata, il termine vocazione anche. Ma soprattutto a me ha molto colpito e mi ha molto subito coinvolto questo interessante approfondimento dell'etimologia. Responsabilità da spondeo, quindi vuol dire che veniamo confermati nell'idea molto precisa che la soggettività, l'identità si dà in un contesto insuperabilmente relazionale, vero? Dall'altra, cioè, vuol dire che per essere te stesso tu devi sentirti interpellato. Non puoi esistere senza un altro che in qualche modo, entrando in relazione con te e parlandoti, ti fa dono della tua identità, ti fa percepire la tua soggettività, ti fa rendere conto che esisti, che ci sei, no? Allora, mi piacerebbe chiedere, questa è vocazione? La vocazione è questo? Forse sì, è l'esistere nella forma della relazione costitutiva del tuo essere. Tu esisti perché comunque c'è qualcun altro con te, o forse addirittura c'è qualcun altro che ti ha fatto esistere e che diventa garante della tua soggettività, e che entra continuamente in dialogo con te e instaura quella dinamica
che noi chiamiamo vocazionale. In questa dinamica vocazionale c'è la responsabilità, perché è un appello alla libertà, mi è piaciuto molto perché c'è una promessa dentro tutto questo, perché questo consente a te di diventare progressivamente quello che sei, no? Non so, ecco, era per condividere un'esigenza che io sento molto e che a mio parere non è teorica, perché quando io dico ai nostri responsabili della pastorale giovanile dobbiamo immaginare una pastorale giovanile sempre più vocazionale, non sto dicendo loro che dovete parlare più dei preti e delle religiose, perché se ne parla poco, dobbiamo parlare di più del seminario, non sto dicendo questo. Sto dicendo che il nostro modo di accompagnare i ragazzi e le ragazze, il nostro modo di accompagnare i giovani, dovrà essere molto attento a questa dinamica dialogica. Dovremmo educarli ad una libertà responsoriale, che poi diventa una libertà corresponsabile, ma che comunque è sinfonica, no? Cosa vuol dire questo? Cosa vuol dire fare questo nei nostri oratori? Cosa vuol dire fare questo nelle nostre scuole? Cosa vuol dire fare... Questo mi sembra molto importante, decisamente molto importante. Peraltro va a intercettare quella grande esigenza di rispetto e di promozione della libertà che oggi è fondamentale. Ma la libertà te la giochi in una relazione, altrimenti si avvita su se stessa, no? Questa lettera che è senza indirizzo. E qui e chiudo, giusto per... mi faceva molto pensare, un po' nel gioco anche qui etimologico, questa responsabilità, no? Cioè tocca a me, quindi sono io che sono chiamato, e mi tocca, c'è qualcuno che in un certo senso non può che essere così, cioè ciò, la realtà nella quale io mi colloco mi chiede, esige questo, no? O per usare le parole che io non conoscevo bene questi due autori, cioè non conoscevo bene, sì, ma non in questa prospettiva, Levinas e Ricoeur, chi ha scritto questo? Mauro Cinquetti. Ah, ecco qua, Mauro, ecco. Mi colpiva molto questa differenza tra il principio e il processo, no? Per cui, se non ho capito male, Ricoeur è più per il processo e Levinas più per il principio. Perché processo vuol dire che io divento responsabile di me stesso, no? Man mano che vivo. Invece il principio è che io sono dentro comunque una responsabilità, come giustamente si dicevano, Levinas dice che ti piaccia o no, tu sei dentro una responsabilità. Si tratta di superare l'alternativa tra le due, no? Perché una è più antropologica, e l'altra invece è più teologica. Io divento responsabile di me stesso, ma anche ho la responsabilità, che mi piaccia o no, della mia vita e anche del tutto, no? Ecco, questo, quando io rifletto sulla vocazione, però un giorno o l'altro troveremo il modo di mettere insieme i filosofi, i teologi, i pedagogisti, e ci mettiamo lì e ci chiediamo allora che cos'è la vocazione, ecco, Ma quando io penso a questo, io vengo dallo studio della Bibbia, e ho in mente Geremia, ho studiato anche un po' questa chiamata di Geremia, però mi ero sempre domandato: la vocazione è originaria o è storica? La vocazione è originaria? È qualcosa che già esiste fin dal principio, vero? E che io devo andare a cercare, dice, perché io ho la vocazione e quindi devo capire qual è la mia vocazione per realizzarla, è così? Oppure la vocazione significa che io sono chiamato continuamente, mentre vivo io sono chiamato, no?
è forse l'esempio che io facevo, l'ho fatto anche ai vicari e ai nostri amici della pastorale giovanile. Cioè, quando parliamo di vocazione, per esempio sottoscritto, no? Vescovo di Brescia, nominato, va bene, eletto, così. Quindi io faccio il mio ingresso l'8 di ottobre, 4 di ottobre era il mio compleanno, no? Quindi questa è la vocazione, vero? Cioè il Signore mi ha pensato da sempre vescovo di Brescia e evidentemente poi tutto è diventato realtà e lui ha pensato che 4 giorni dopo il mio compleanno, il mio 61esimo compleanno, io diventassi vescovo di Brescia. Così, no? La vocazione è questa. Tutto definito, originariamente determinato, che poi prende la sua forma, ma dico, tutta la mia storia qui dentro non c'entra proprio niente. Le mie scelte libero che ho fatto di volta in volta, non so, magari anche sbagliate, tutto programmato in modo tale, e poi io ho passato molti dei miei anni a capire qual è la mia vocazione, quindi non era importante ciò che vivevo, era importante se mentre vivevo capivo, no, quello che il Signore aveva in mente per me. Io credo che, per esempio, non è possibile pensare il compimento della propria vocazione senza la responsabilità che ti viene affidata man mano che tu vivi. A seconda, ogni volta che tu fai una scelta ti si aprono orizzonti diversi, no? Se ne fai una, se ne fai un'altra, ti si apre. Allora, che tu faccia queste scelte non è indifferente, probabilmente anche nel compimento della tua vocazione, perché la tua vocazione non è altra cosa rispetto alla tua identità. Quello che tu sei lo costruisci con il Signore che ti accompagna momento per momento, perché in ogni momento tu sei chiamato, ma sei chiamato a dare attuazione a qualcosa che è originario ma non è predefinito. E qui mi piacerebbe capire in che rapporto si pone l'originario con lo storico, no? Cioè, quando qui si dice che il processo e il principio non sono separabili, poi si dice che li puoi unire soltanto se l'originario è vocativo, tu dici, no? È vocativo. E quindi è un appello. Però che forma prende quel vocativo lì, no? Perché altrimenti rimane anche un po' formale, no? Cioè, che rapporto ha con quello che poi diventa il tuo vissuto nel dialogo costante della storia? È molto bello sapere che all'origine c'è comunque una come posso dire, per come capisco io, c'è una chiamata all'esistenza che coincide con il conferimento di una identità, ma questa identità è dinamica. Non è già tutto detto quello che tu sei. Allora, che cosa si evolverà e che cosa non si evolverà? Questa è la domanda che io ho dentro, no? Per cui in questa maniera capisco meglio anche quello che è il mio compito, la mia responsabilità è anche quella di diventare me stesso in un dialogo costante con qualcuno che per un certo verso sa chi sono, addirittura definisce la mia identità, ma dall'altro mi accompagna mentre la realizzo, non nella forma dell'attuazione, come posso dire, asettica di ciò che è stato precedentemente già definito, ma nell'attuazione dinamica di qualcosa che per un verso, dal punto di vista di Dio, non è generico, anzi, ma per l'altro non è ancora in tutto e per tutto definito, non so, ecco, questo, non so, perdonate, era il desiderio di condividere qualche pensiero alla luce anche di quello che ho potuto velocemente vedere qui, ecco, poi, ma devo ancora leggere attentamente i 2 contributi biblici che sono quelli che mi prenderanno probabilmente di più, so che c'è qui Don Flavio, so se c'è qui anche il Don Alessandro, però Alessandro non lo vedo. Va bene, a conclusione di tutto questo, io riprendo quello che ho detto,
cioè davvero io apprezzo molto questo lavoro in generale, la collana, questo volume in particolare, e quello che ho sentito anche nella presentazione mi aiuterà a leggere anche gli altri. Sono andato un po' per, ho letto qualcosa, ma più per, come posso dire, per curiosità di questa, e allora, però ho trovato elementi che credo mi stanno aiutando in questa riflessione, che torno a dire, io considero molto importante in vista di un'azione pastorale. Mi piacerebbe che anche nei prossimi anni, avendo anche persone in gamba, intelligenti, capaci, e nei vari ambiti, nelle varie aree, noi potessimo accompagnare l'azione pastorale con un pensiero, diciamo, teologico, pastorale e spirituale. Basta, se no. Ringraziando il Vescovo per questa sorpresa che ci ha fatto. Ringraziamo l'editrice Morcelliana perché ha creduto in questa avventura che abbiamo incominciato nel 1990, perché per pubblicare il volume nel 91 abbiamo cominciato a lavorare nel 1990. Se qualcuno avesse il coraggio di andare a vedere i volumi, si accorgerà che i primi avevano la carta molto grezza, senza alcuna fotografia sulla copertina. Era il segno della timidezza che c'era nella casa editrice ad accettare che si pubblicassero dei volumi. Poi anche esternamente i volumi hanno cominciato a presentarsi in una maniera più dignitosa, vuol dire che era aumentata la fiducia. Possiamo anche dire che questi volumi hanno un cambio con riviste a livello internazionale circa 50. Quindi vuol dire che si comincia anche all'estero a apprezzare il lavoro che i docenti dello studio teologico stanno compiendo. L'anno prossimo il tema sarà il desiderio e dopo la sollecitazione del Vescovo, io penso che noi docenti del seminario di Brescia per il 2019 potremmo affrontare il tema proprio della vocazione, dando continuità a questa attenzione al tema antropologico, perché la vocazione ha a che fare con la strutturazione della propria identità. Ma da qui allora abbiamo tempo di pensarci. Adesso stiamo pensando al desiderio. Ringraziamo la libreria San Paolo per l'ospitalità che ci ha dato e grazie a tutti voi, buona serata.